For many women today, birth is an act of violence. Oggi per molte donne il partorire è un atto di violenza. They are physically and emotionally assaulted. Vengono assalite sia sul piano emotivo che sul piano fisico. In fact, bringing new life into the world. Bringing new life into the world involves a process of obstetric rape. In effetti, oggi portare una nuova vita alla luce significa dover subire una specie di stupro ostetrico. One of the most significant things about birth in our society is, I believe, that a woman usually has to give birth among strangers. Una delle cose più strane nella nostra società, secondo me, è che la donna è costretta a partorire in mezzo a tanti estranei. Yet, throughout the third world, and in our own past history, this was never the case. E invece, ancora nella maggior parte del terzo, del cosiddetto terzo mondo, e anche nelle nostre culture antiche, anche nella nostra cultura anticamente, non era affatto così. In medieval Europe, when a woman went into labor, she called other women, neighbors and members of the family, to come and be with her. Ancora anche in Europa, nel Medioevo, quando una donna si avvicinava al parto, chiamava tutte le donne della comunità a partecipare a questo evento e tutte andavano da lei. And they came bringing gifts of food and especially strong drink. E le donne arrivavano e portavano tanti doni meravigliosi e soprattutto anche tante bevande, anche bevande forti. And having a baby turned into a party. E allora avere un bambino praticamente era davvero una festa, un party. The women took over the house and the men all had to leave. Cioè le donne diventavano le padrone di casa e gli uomini se ne dovevano andare. There was feasting and celebration. Era una celebrazione, era una festa. Now in England, these women who also testified at the baptism of the baby later were known as godsips. Ora in Inghilterra c'era una tradizione, le stesse donne che partecipavano così a questa festa erano anche poi quelle che noi diciamo le madrine di battesimo. Però qui c'è un gioco di parole, perché in inglese venivano chiamate godsips e ora lei spiegherà. But the men objected so much to the women taking over the house in this way. The men objected so much to the women taking over the house in this way that the word gradually became changed to gossips. Le madrine, che appunto in inglese si dice gossips, questa parola piano piano si è trasformata in un'altra che significa invece gossip, cioè pettegolezzo. E sembra che questa trasformazione sia dovuta al fatto che gli uomini erano molto arrabbiati per essere lasciati fuori di casa e allora hanno trasformato questa parola gossips con un significato positivo, bello, in una parola che ha un significato negativo, il pettegolare. Traditionally, many of the rituals used in childbirth have supported relationships between women and relationships in the family. Tradizionalmente tutti i rituali che interessano la nascita o che hanno interessato la nascita servivano anche e comunque tendevano a rinforzare i legami tra le donne e tutti i legami. Of course we still have our rituals today, but instead of supporting the woman in labor, they reinforce the power of the institution in which birth takes place, the power of the hospital. Naturalmente anche oggi ci sono rituali, ma sono molto diversi. Il rituale oggi è un rituale che serve non a rinforzare il potere della donna, ma a rinforzare il potere dell'istituzione, dell'ospedale. These rituals start when a woman comes into hospital and is turned into something quite different, a patient. Questo rituale comincia quando la donna è una paziente. By shaving of the pubic hair, by emptying of the lower bowel with an enema. Con tutti i rituali che conosciamo, la,
la depilazione, la rasatura del pelo pubico, l'enema, eccetera, il clistero. By having to dress in hospital garments, a volte col doversi mettere gli abiti dell'ospedale, and having a little plastic bracelet around her wrist as if she didn't know who she was. E a volte anche dovendo mettersi un braccialetto al polso come se non sapesse chi è. She is divested of individuality and adulthood. Praticamente viene spogliata della sua individualità e del suo essere donna adulta. And of course she is expected to surrender any claim to knowledge about her own body. E chiaramente quindi ci si aspetta che lascia andare completamente qualunque tipo di conoscenza di se stessa e del suo corpo, che la ignori. The only valid information is in her medical records. L'unica informazione valida che la riguarda è quella che c'è sulla cartella clinica. The sociologist Anne Oakley records how she watched an interview between an obstetrician and his patient. Una sociologa inglese, Anne, cognome, ha registrato una intervista molto interessante tra un ostetrico, un ginecologo e una donna che è arrivata in ospedale. And the doctor said, "No, Mrs. Smith, I see you have two boys." E allora il medico diceva molto seriamente, "Ecco, signora Smith, mi sembra di vedere che lei ha due bambini." And the woman said, "No, doctor, a boy and a girl." E la donna allora diceva, correggeva, "No, dottore, io ho un bambino e una bambina." And the obstetrician said, "Oh, are you sure?" E il medico, guardando meglio, diceva, "Oh, sei sicura?" She replied, "Yes, doctor." E la risposta naturalmente fu, "Certo, dottore." And he looked again at the records and said, "Oh, yes, you're quite right." E dopo aver guardato di nuovo meglio sulla cartella clinica, allora dice, "Ah, certo, è vero, ha ragione." So, when we're talking about women as maternity patients, we're talking about women who have been reduced to the status of infants. E quindi in fondo quando parliamo di donne che stanno per partorire, che sono ridotte al ruolo di pazienti, in fondo è come se parliamo di donne ridotte a bambini, infantili. And when we look at the second stage of labor, e se guardiamo la seconda fase, il secondo stadio del travaglio, it becomes quite clear that in our society women have been turned into objects for management. E allora diventa proprio chiaro che nella nostra società le donne sono state trasformate in quel momento in oggetti da gestire. Let's look first of all at what happens by the time the second stage starts. Cominciamo a guardare prima di tutto che cosa succede quando comincia la seconda fase del travaglio. Not only has she been stripped of any control over her own body, but the experience, the whole experience of childbirth has already become fragmented. Non solamente la donna è stata già spogliata di tutta la sua identità, ma la stessa esperienza di travaglio e di parto già è stata completamente frammentata. She is never quite sure what they are going to do to her next. Non è mai sicura, non sa mai che cosa loro faranno, le faranno. She is expected to be passive, and she is expected to smile in response to everything they do, because otherwise she isn't a good patient. Naturalmente sa che ci si aspetta da lei di sorridere, sorridere sempre, perché altrimenti non sarà considerata una brava paziente. And then she is almost fully dilated, and they move her to another place. E poi, come se non bastasse, quando la dilatazione è completa, viene addirittura spostata in un altro locale. Now, I've been in Italian hospitals and seen women carted through vast halls like railway stations to get to the delivery room. Sono stata in ospedali italiani, a volte ho visto, assistito al trasferimento della donna verso la sala parto, come poi in una stazione ferroviaria, attraverso questi grandi corridoi. If you did that kind of thing to animals,
we would run into all sorts of difficulties with birth. Se si facesse questo a un animale, ci sarebbero davvero molti rischi per la nascita del piccolo. Work has been done with mice, and when mice are disturbed in labor, the labors are prolonged and they give birth to dead pups. È stata fatta una ricerca sui topi e si è visto che quando i topi sono disturbati e quindi nel momento delle ultime fasi del travaglio, molto spesso i piccoli nascono morti, soffrono molto. Yet we treat women as if they were less sensitive than mice. Eppure noi trattiamo le donne come se fossero meno sensibili dei topi. When the woman is moved to the delivery room, she is moved to what is, to all effects and purposes, a public arena. Quando la donna finalmente arriva nella sala parto, in effetti viene trattata come se fosse a trovarsi in un'arena pubblica, in una specie di stadio. In which she is enjoined to engage in a conflict with her own flesh. Quindi dove le viene chiesto praticamente di cominciare una lotta, intraprendere una lotta tipo gladiatore contro se stessa, contro la sua carne. However relaxed and gentle and friendly caregivers have been about the first stage, once the second stage starts, the attitude is, come on, mother! Pull yourself together and get on with it. Per quanto dolce e gentile possa essere stato magari il comportamento intorno a lei durante la prima fase del travaglio, quando arriva in sala parto, sembra che tutto congiuri verso di lei per dire sbrigati e fai al più presto possibile, col suo tono di voce. And an intimate psychosexual experience is thus turned into a public performance and a race to deliver. E quindi quella che è una delicata esperienza psicosessuale viene trasformata in una specie di corsa al parto. One of the first things that is done wrong is to tell a woman to push before she feels ready to push. Una delle cose più sbagliate che viene fatta è quella di chiedere alla donna di cominciare a spingere prima che sia pronta a farlo. This is a consequence of a purely mechanical approach to labor, so that it is believed that when the cervix is 10 centimeters dilated, the second stage has started. Questo è il risultato di un approccio meccanico alla nascita, perché si crede che quando, misurando la dilatazione oramai di 10 centimetri, automaticamente bisogna cominciare a spingere. And we all know that it often hasn't. E sappiamo tutti che spesso non è affatto così. Especially if the presenting heart is high, the woman will not yet want to push. The spontaneous urge has not yet built up. Soprattutto quando ancora la parte che dovrebbe arrivare all'incoronamento, cioè ancora lontana, ancora alta, e la donna non ha nessuna voglia di spingere, questo stimolo non nasce ancora. Because it isn't until the baby's head is on the perineum that the spontaneous Ferguson's reflex builds up. I never can understand why that got the name of Ferguson. He was a man, and I'm sure he'd never had it. Il cosiddetto riflesso di Ferguson, che naturalmente era un uomo e che probabilmente non ha mai avuto però questo riflesso, si verifica quando il feto oramai spinge proprio sul perineo e quindi davvero c'è questo stimolo a spingere. But when you come to think of it, a great many parts of female bodies have male names attached to them. E se ci pensiamo, ci sono tante parti del corpo della donna che sono denominate con nomi di uomini. What about Braxton Hicks contractions? One thing we can be certain, Dr. Braxton Hicks never had them. E tipo le contrazioni famose di Braxton Hicks, che senz'altro non le avrà mai avute come uomo. Many women have a trial of 20 minutes, sometimes longer, at the end of the first stage and the onset of the second, when they don't yet want to push. A molte donne succede che alla fine della seconda fase, prima di cominciare a sentire il bisogno di spingere, hanno almeno un periodo, qualcosa come 20 minuti, ma un certo periodo in cui non succede niente di questo tipo, non hanno ancora voglia di spingere.
and when contractions become more gentle and sometimes fade away. C'è addirittura una fase in cui le contrazioni diventano molto più meno intense, non scompaiono, sono molto meno intense. And yet when this happens, midwives and doctors often become very anxious. They are worried about secondary uterine inertia. E quando succede, le ostetriche e i medici intorno si preoccupano moltissimo, diventano molto, entrano in ansietà, pensano che si sta installando una inerzia uterina secondaria. Now this is a quite natural and beautiful opportunity for rest. Mentre è un'opportunità meravigliosa, naturale e meravigliosa per riposare. One day when I was in Scotland, I climbed up a hill above Glasgow and I could look down and see the city lying beneath me. And I saw a bench. And on the bench, on the wood of the bench, was carved, rest and be thankful. Un giorno ero a Glasgow, in Scozia, e facevo una passeggiata su per la collina e sono arrivata in cima e c'era una vista meravigliosa e poi ho visto una panchina. E sulla panchina c'era una scritta che diceva, riposati e goditi la vista. And this is what it is in labor. This phase of labor is a time when the woman and everyone attending her should rest and be thankful. Ed è esattamente quello che la donna può fare in questa fase, in questo momento in cui le contrazioni diminuiscono. È un momento in cui davvero può riposare e godersi il momento. And this rest and be thankful phase is a time when she can have her hair brushed, have a shower, refresh herself, have a lovely massage, for instance. E questa è proprio una fase in cui la donna si può rilassare, in cui può, per esempio, avere un bel massaggio, in cui può fare una doccia, tutto quello che può fare piacere. Now the second thing our society does to women in the second stage of labor is prevent them getting into positions which they find comfortable and moving spontaneously. Un'altra cosa che la nostra società, che la nostra cultura fa alla donna nella seconda fase, soprattutto quando si avvicina al momento del finale, quello di impedirle di mettersi in qualunque posizione che le faccia davvero piacere e dove possa muoversi in modo naturale, come il corpo richiede. And sometimes it is because electronic fetal monitoring is being used and if the woman moves, it interferes with the printout. E sappiamo che a volte succede che la donna non può muoversi per via di tutti gli agenti elettronici per il monitoraggio e quindi se si muove chiaramente non funzionano. Or perhaps her uterus is being stimulated artificially with an intravenous drip, and if she moves, she risks interfering with drip. Oppure l'utero è stato stimolato con una flebo endovenosa, per cui se la donna si muove, lo stesso non va bene. So there is a woman lying, rigid with fear. E quindi la donna deve stare lì rigida, rigida per la paura, anche immobile. Trying hard to be a good patient. Cercando veramente come può di essere una brava paziente. As if it were the equipment and the machinery which was having the baby, not her. Come se le macchine stanno avendo un bambino e non lei. Yet birth is movement. E invece sappiamo che la nascita, nascere è movimento. La nascita è movimento. Above all, it involves movement of the pelvis. Prima di tutto comporta il movimento del bacino, della pelvi. And in order to move the pelvis freely, it is necessary to unlock the knees. E per muovere liberamente il bacino bisogna prima di tutto liberare le ginocchia. Just as you're sitting or standing, I'm going to suggest you do it now. Unlock your knees. And just roll your pelvis round. Vi suggerisco di farlo ora, sedute o in piedi, per piacere liberate le ginocchia e ruotate il bacino. Provateci ora. Roll it round. Go and rock it backwards and forwards. Allora, ondulate il bacino, bascolate il bacino avanti e indietro. Liberate le ginocchia. Women will spontaneously move the pelvis in these ways, and they will also often see asymmetrical positions of the pelvis, and that makes them look very untidy.
Cioè, se la donna può farlo, scopre che sono comode, per esempio, delle posizioni molto asimmetriche e che però sembrano ad alcuni anche molto sconce. A woman will often try and draw one knee up and extend the other, so her pelvis is tilted. Perché probabilmente la donna, per esempio, allungherà completamente una gamba e invece porta l'altra verso di sé, in modo che il bacino è completamente libero. And it is these spontaneous movements which encourage rotation and descent of the baby's head. She knows what she's doing. E lei sa bene quello che sta facendo, sono questi movimenti spontanei di rotazione del bacino che incoraggiano la discesa del bambino. And it is only when she is in a facilitating environment, when she feels free, when she can feel uninhibited, that she will spontaneously make these movements. Ed è solamente quando si trova in un ambiente piacevole, caldo e accogliente che può fare, che riesce a fare questi movimenti spontanei. And she will also seek to get into an upright or semi-upright position, as women all over the world from time immemorial have done. E cercherà allora anche spontaneamente una posizione che più o meno è eretta, più in piedi o comunque non sdraiata, quello che hanno fatto le donne sempre, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. During contractions, the height of contractions, she will want to lean forward slightly. E durante la contrazione, nell'apice della contrazione, probabilmente avrà voglia anche di avere questa posizione un po' sul davanti, di essere un pochino sul davanti. And yet, what do we do to women? E invece che cosa facciamo alle donne? No, scusate, cosa facciamo alle donne? We lie on their backs. La schiena e poi le diciamo su spingi. So the mother lifts her legs and holds on to them. Dicono che vedete, così la donna solleva le gambe, se le tiene bene strette. And tries to get her head up. E cerca di portare, di sollevare la testa. And she goes. E questo è quello che fa. Senz'altro, no, non si fa così, non puoi spingere con la bocca aperta, quindi devi chiudere la bocca. And then she does this. Si destabilizza. As a consequence of the autocratic management of the second stage, come conseguenza della gestione autocratica della seconda fase del travaglio, expulsion is turned into an apnetic context. L'espulsione, la fase dell'espulsione viene trasformata in una specie di gara atletica, in which the woman is spurred on by everyone present, in cui la donna viene incitata da tutti quelli che sono intorno. Come on, mother. Lock your ribs and diaphragm and push, 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 push. Donc
dell'ordine che le viene dato è quello di ispirare, di tenere bene le costole e poi di trattenere il respiro e poi spingere. Everybody is in there with her as if they were watching a boxing match. And often everyone is pushing instead of the mother. E se si guarda quello che succede intorno, tutti gli operatori, è come se stanno assistendo a un match di box, no? In effetti spingono tutti invece della madre, la donna. It must have a terrible effect on the pelvic floors of midwives. Con gli effetti più orribili che ci possono essere proprio sul pavimento pelvico, sulla pelvis delle ostetriche. Now all this not only makes her feel that she is falling short of an imposed standard, which is impossible of attainment. Tutto questo non solamente fa sentire la donna impotente, nel senso che non può raggiungere uno standard che le viene imposto, un modello. Think of the numbers of times women say, "I'm so sorry, I didn't push right." Pensate a quante volte la donna si trova le stesse a dire. Scusi, non ho spinto bene. But it also imposes unnecessary and artificial stress on the second stage, which can adversely affect the baby. Ma gli effetti sono anche più gravi perché possono influire molto negativamente sul bambino. When a woman is becoming exhausted with straining, when for example she bursts little blood vessels in her face and eyes, and when she holds her breath for a prolonged period, e quando per esempio la donna con tutto questo sforzarsi a un certo punto diventa molto rossa in viso, soprattutto a tutti i capillari che si rompono sul viso, negli occhi, e quando tutto questo succede per effetto dello sforzo eccessivo, there is a real risk of cardiovascular disturbance which can affect the fetal heart rate, oxygenation and acid-base balance. C'è un effetto negativo molto importante e pericoloso sul bambino per via degli effetti cardiovascolari. Tutto l'equilibrio acido-basico viene a essere mutato, squilibrato, e anche la pressione del sangue. When women are able to do what they feel like in the second stage of labor, they hold their breath for only 5 or 6 seconds and then breathe again. Quando invece una donna in quella fase può fare quello che vuole, probabilmente tratterà il respiro per 4, 5, 6 secondi e poi respira di nuovo. And to tell them they have to keep holding their breath and perhaps to count 1, 2, 3, 4, making the woman hold her breath for a count of 10 or 15 seconds is actually dangerous. E anzi è pericoloso come si fa quello di contare, di chiedere alla donna di trattenere il respiro addirittura fino a 7, 8, 10 secondi, anche di più. È pericoloso. Now, one of the reasons for this is that in pregnancy there is more efficient transfer of blood gases. Uno dei motivi per cui è pericoloso è perché in effetti durante tutta la gravidanza lo scambio dei gas nel sangue, cioè l'anidride carbonica e ossigeno, è molto più efficace, più efficiente. So that one can very quickly get an imbalance between the carbon dioxide and the oxygen in her bloodstream. Quindi siccome lo scambio dei gas nel sangue è già molto più efficiente, più forte, è anche più facile squilibrarlo con tutti gli effetti che ne conseguono. And making a woman lie on her back accentuates this. E questo effetto negativo è accentuato dall'imporre alla donna di stare sdraiata sulla schiena. In late pregnancy, for example, a woman's blood pressure usually drops when she lies flat on her back. Negli ultimi fasi, negli ultimi tempi della gravidanza, per esempio, la pressione del sangue della donna è più bassa tutte le volte che si sdraia, che sta sdraiata. And she may experience symptoms of supine hypertension, that is faintness, dizziness, and feeling sick. Infatti può fare l'esperienza di ipotensione dovuta proprio alla posizione, e quindi svenimenti, viene meno. When she also has to put her legs up in lithotomy stirrups in labor, quando per esempio viene, durante nelle ultime fasi viene messa nella posizione con le gambe in alto, con le gambe sì, è bloccate, no?
or pulls on her legs as I was doing, pressing them back against la posizione che vi ha mostrato prima, in cui anche viene, deve portare le ginocchia verso di te, verso di sé. It imposes additional pressure on the inferior vena cava. Questa posizione dà una pressione, impone una pressione eccessiva sulla vena cava inferiore. The two large veins through which all the circulating blood in the body flows, which lie in front of the lumbar spine. Cioè le due vene molto importanti che scorrono nella parte anteriore della spina, della parte lombare della spina dorsale, e che sono responsabili di tutto il ritorno venoso. And we have to remember too that women often have had drugs for pain release, which increase the effect of poor posture and prolonged breath holding. E dobbiamo ricordare che a volte poi alla donna allo stesso tempo vengono somministrate varie medicine, vari elementi che addirittura aumentano questo come si dice, questo aspetto negativo della posizione sdraiata. If a woman has had an epidural, for example, è il caso tipico di un'epidurale. Lowers blood pressure. L'epidurale si sa che diminuisce la pressione del sangue, la bassa. By causing a pooling of blood in the abdomen and legs. E quindi si forma un ristagno venoso, ristagno di sangue nell'addome e nelle gambe. Now, whenever we hold our breath and push, a closed pressure system in the chest. Results. E tutte le volte anche che tratteniamo il respiro dopo la ispirazione, che vogliamo spingere, si crea un circuito, un circolo chiuso di pressione nel torace. And venous return to the heart stops. E si blocca anche il ritorno venoso al cuore. When a woman does this in labor, her blood pressure first of all goes up, and then, when she continues to hold her breath, possibly it drops. E quando la donna fa questo nella fase del travaglio, nella fase finale, a volte la pressione per un po' sale molto e poi improvvisamente scende. When people have strokes when they're on the lavatory, it's often because they've been straining and holding their breath against resistance. And this is called the Valsalva maneuver, and it's what is actually taught women for labor. Si verifica quella che con termine tecnico viene chiamata la manovra Valsalva, e poi spiegherà, cioè quello che succede per esempio quando c'è un infarto, oppure quando ci si sforza troppo quando si va in bagno. Yet in the past, childbirth educators and midwives have often taken it for granted that a woman can't push her baby out unless she can hold her breath for a long time. E nel Medioevo, e comunque anticamente, si sapeva, si dava per scontata questa conoscenza, che la donna non può spingere fuori il bambino, perché non può trattenere così tanto il respiro e fare questa manovra di spinta così violenta. Long before the stage of feeling faint is reached, the circulatory flow of oxygenated blood to the baby may already be reduced. E anche prima che la donna arrivi a svenire a causa di tutta questa situazione, già il bambino soffre per una riduzione della circolazione del sangue. And the result is fetal distress. E il risultato è proprio stress fetale. And then what happens? Well, this is picked up on the electronic fetal monitor as type 2 dips, the dips in the fetal heart which persist after a contraction is finished. Cioè, che cosa succede? Se c'è un monitor, un aggeggio che sta registrando tutto, questo naturalmente è registrato in forma tecnica, una parola calo, c'è il battito. Calo del battito fetale. And they say, come on mother, this birth is proving difficult for the baby. Hold your breath for longer, push harder. E quindi i tecnici intorno le diranno, il bambino sta soffrendo, quindi spingi, ma prima trattieni il respiro molto di più. And this further cuts down the oxygen available to the baby. Con l'effetto chiaro che naturalmente l'ossigeno al bambino diminuisce ancora di più. When, however, a woman pushes for only 4, 5, 6 seconds and breathes out, venous return is enhanced. Al contrario, il ritorno venoso è addirittura migliorato se la donna spinge solo per 4-5 secondi e poi può di nuovo ispirare tranquillamente. A cardiac output is maintained. And fluctuations in blood pressure can be avoided. E
quindi si evitano le fluttuazioni della pressione del sangue, anche il battito cardiaco è regolare. Now in practice, what can we do about this? Ora in pratica che possiamo farci su tutto questo? First of all, by all of us becoming more relaxed in the delivery room. Prima di tutto tutti ci rilassiamo di più, anche naturalmente in sala parto. Creating an atmosphere which supports her in doing what she wants to do naturally. Cioè creando un'atmosfera che servirà solo a consentire, a permettere alla donna di fare esattamente quello che lei vuole, quello che sente di fare. E forse di competizione atletica, con tutta la preparazione di tanti muscoli. Women have often been taught that they have to tone their abdominal muscles, getting them as hard as the kitchen table. Per esempio, durante con queste tecniche si insegna alla donna a rinforzare, a rendere i muscoli addominali forti come quelli del tavolo da cucina. Yet when we pull in our abdominal muscles, we also tend to pull in our pelvic floor muscles. Però quando tiriamo in dentro i muscoli addominali, in effetti stiamo facendo la stessa cosa anche su quelli pelvici. And the pelvic floor musculature is only pelvico. Is only completely relaxed when the lower abdomen is allowed to bulge out. E solamente quando i muscoli più bassi inferiori dell'addome possono protrudere, possono venire in fuori, espandersi, e allora solamente i muscoli del pavimento pelvico sono rilassati. And the essential element in pushing a baby out is very simply this bulging out of the lower abdomen and descent of the pelvic floor muscles. E l'azione naturale, quello che veramente succede, la meccanica, diciamo, del bambino, del feto che scende e poi può nascere, è proprio che i muscoli ultimi, cioè inferiori addominali, sono morbidi, diciamo, vengono in fuori, non si espandono, come quando si ispira bene. E allora la pelvis può muoversi, cioè c'è il movimento per facilitare l'uscita. You don't have to do anything with your arms. Non c'è niente da fare con le braccia, nessun tipo di sforzo particolare. It is movement here. È un movimento che avviene qui, basso ventre. And I just want to show you how this happens. Will you all, men as well as women, because you can do it, rest your hands over the very base of your abdomen. Facciamo subito una prova a tutti, uomini e donne. Poggiamo le mani sul basso ventre. Now, we're going to tighten our pelvic floor muscles, and actually men have pelvic floor muscles too. Anche gli uomini hanno muscoli del pavimento pelvico, quindi lo possono fare. In women, the pelvic floor muscles encircle the vagina and urethra at the front and the anus at the back. E i muscoli del pavimento pelvico nella donna sono, diciamo, che circondano la vagina e l'uretra. E l'ano, sì, chiaramente l'uretra in avanti, anteriore, e l'ano posteriore. Forming a figure 8. In effetti si forma una figura tipo 8, numero 8. And when these muscles are tightened, the O's of the figure 8 change to almond shapes. One evening when my husband and I had been out into the country for dinner and we came back through the fields and it was lambing time. Sheep were having lambs. E mi sono diventata consapevole di quello che vi sto dicendo. Una sera ero fuori con mio marito a cena in campagna ed era il periodo in cui nascono gli agnelli. I stood by the side of a field and I watched a ewe give birth to twin lambs. E così mi fermai ai bordi di un campo e mi mise a guardare come una pecora stava dando alla luce degli agnellini, due. And I could see the contractions rippling through her body. E davvero fui testimone di questa onda delle contrazioni nel corpo della pecora. She had her mouth open, not closed. Aveva la bocca aperta, non era chiusa. And she was breathing like this with each contraction. E con ogni contrazione respirava come ora vi mostro.
And I went home, and that same night I had my twin babies at home using the same breathing. E quella sera tornai a casa e io e i miei due gemelli nacquero con lo stesso respiro. Now in fact, a woman in labor breathes more excitedly than a sheep. In effetti però una donna in travaglio respira in un modo che è più interessante e più eccitante di una pecora. As the uterus comes into action, she can usually breathe fairly slowly, but as pressure increases, her breathing gets quicker. Cioè, man mano che la pressione nell'utero aumenta, il respiro, diciamo, diventa più veloce, anche se prima era stato lento. So, when the contraction starts, she welcomes it with a breath out, not a breath in. Instead of, oh my God, here's another one. Here's another one. E quindi quando sente che sta cominciando una nuova contrazione, non la accoglie con questa specie di respiro ansioso, oddio, ne arriva un altro, ma invece la accoglie proprio con una bellissima espirazione. Comincia a espirare. Firstly, she can breathe fairly slowly, and then her breathing becomes excited, like this. All'interno di ogni contrazione, di queste contrazioni finali, forse ci saranno due, tre, quattro volte in cui la donna sente lo stimolo a spingere. Ed è sempre però un andamento di onda. Now anyone who's seen a woman breathing like this in labor realizes that it is sexual. Ora è chiaro che chiunque vede una donna respirare così nel momento della nascita si rende conto che è molto sessuale. I once did this breathing on a radio program in Australia, and they rushed to cover the microphone. Una volta ho fatto questa respirazione a un microfono per una radio in Australia, e sono subito accorsi a chiudere il microfono. A woman doesn't have to be taught how to do it. Che non bisogna insegnare una donna a farlo. What she needs is to be in a loving, supportive environment. In effetti quello di cui ha bisogno per poterlo fare è di un ambiente amorevole, di un ambiente che la incoraggia, piacevole. In which she can really do her own thing and glory in the power of her uterus. In cui può veramente celebrare la potenza dell'utero. But what happens in our hospitals? First of all, she is urged to push and to keep pushing, and then, as the climax is reached, an act of genital mutilation is performed. E invece quello che viene fatto in ospedale è quello di stimolarla, chiederle sempre di spingere. Poi all'ultimo momento avviene una specie di mutilazione genitale. The obstetrician says, I'm going to help you. Qualcuno, il medico, il tecnico dirà, ora ti aiuto, ora l'aiuto. Can you imagine if you were making love and somebody said, you don't need to do that any longer? Immaginate, state facendo l'amore, qualcuno vi mette una mano sulla spalla e dice non devi farlo di più, ora ti aiuto. It was Dr. Joseph DeLee in Chicago in the 1920s who first introduced routine episiotomy along with routine prophylactic forceps delivery. Joseph DeLee. Il professor Joseph DeLee in Chicago, che per la prima volta negli anni 30, credo, ha introdotto l'episiotomia e l'uso del forcipe.
Antiprofilattico. He claimed that women were really not intended to give birth vaginally. Cioè, è come se intendeva dire che le donne in effetti non sono fatte per dare nascita per via genitale. Without suffering. Per via vaginale, scusate. Without suffering terrible injury. Cioè, che potevano farlo solo però soffrendo dei danni enormi. He said it was a bit like salmon fish, yeah. Who, when they spawn, die following spawning. And he thought nature had intended women to die after giving birth. Cioè, paragonava un po' la donna al salmone, il salmone che sembra che quando si riproduce poi muore, e allora la donna sì, poteva morire, può morire di fatto. So he came in as the savior, the deliverer. E quindi fu lui, o pensava di essere lui, il liberatore, il salvatore. Saving women from themselves. Per liberare, per salvare le donne da se stesse. But he also said he was saving babies, because when the baby's head was against the perineum, it was, he said, as if it were caught in the jam of a door. E pretendeva anche di salvare il bambino, perché diceva che quando il bambino è lì per nascere, come se stia rinchiuso tra due porte, come quando ci si mette la mano in una porta. And he used the phrase, hit it, the pelvic floor. Cioè, usava proprio l'espressione che la testa del bambino colpisce, praticamente va a sbattere contro il pavimento pelvico. So he gave all women anesthetic, a big episiotomy and a forceps delivery. Quindi la sua soluzione era quella di fare un'iniezione, un anestetico e poi una bella episiotomia e poi un bel forcepe profilato. Now since then, episiotomy has become a standard routine of obstetrics, with hardly ever being questioned. E da allora, da quell'epoca, da allora, l'episiotomia è stata introdotta come routine in ospedale, per le ostetriche, e non è mai stata messa in discussione. Women haven't been asked what they think about it. Non è mai stato chiesto alle donne che cosa ne pensano. Doctors have introduced an artificial surgical wound. Praticamente è come aver introdotto una ferita chirurgica artificiale. Which of course has to be sutured afterwards. Naturalmente dopo deve essere ricucita. And a few years ago I did a study of women's experiences of episiotomy. Qualche anno fa ho fatto uno studio, cioè, con alcune donne sull'episiotomia. Ho raccolto lo studio di alcune donne sull'episiotomia. One of the things I discovered was that there was no advantage in episiotomy over a second degree laceration. Nel caso di una lacerazione di secondo grado, ho scoperto che non c'era assolutamente nessun vantaggio con l'episiotomia. But many women had granulation of tissue and infection after episiotomy. Anzi, che molte donne, proprio con l'episiotomia, avevano poi infezioni e granulazioni di tessuto. That many women could not have intercourse comfortably for 3 or 4 months after childbirth. E che poi per 3 o 4 mesi dopo la nascita del bambino le donne non potevano più avere un rapporto, non fare l'amore bene, con piacere. And that for some women, dyscoronia, pain with intercourse, persisted not just for months, but for years. E per molte donne, non solamente per 3 o 4 mesi dopo il parto, ma per anni persisteva questo dolore durante il rapporto. They had been literally mutilated. E questa è una vera mutilazione. And I threw down a challenge. Two obstetricians to do research about women's experiences with episiotomy. E allora ho lanciato una sfida ai medici ostetrici ginecologi di fare una ricerca sull'episiotomia. And only since then have some proper clinical trials of episiotomy been done.
but they are now taking place. E da allora solo alcune, cioè è cominciata una ricerca molto timida, cioè pochissimi tentativi sono stati fatti, ma ora si comincia a fare qualcosa di più. And what emerges is that episiotomy can only be justified when there is a real risk of tear into the rectum, a third degree. Allora, quello che emerge è che l'episiotomia è necessaria solo quando c'è una lacerazione nel retto. But we also have to bear in mind that a tear into the rectum is most likely to occur when a woman has had an episiotomy. Però dobbiamo anche sapere che la lacerazione nel retto avviene molto spesso proprio quando la donna sta avendo l'episiotomia. Ha avuto la. In fact, we can't talk about whether it's a good thing to have an episiotomy or to avoid it, unless we also think of the whole conduct of the second stage. In effetti, per parlare di episiotomia, dobbiamo quindi sapere che senso ha, dobbiamo prima vedere come è condotta tutta la seconda fase del travaglio. When the second stage is treated as a race against time, quando la seconda fase è condotta come una specie di corsa. When the uterus is stimulated with oxytocin, e quando si usa ossitocina per stimolare l'utero, then we see a situation in which, of course, excessive stress is put on the perineum. Allora è chiaro che c'è troppo stress, troppo sforzo nella regione del perineo. The whole lining of the vagina is like an cornea. È come una fisarmonica, tutta la fodera, tutto il rivestimento della vagina. The word birth canal is really quite inappropriate because a canal suggests something with rigid sides. And vaginas don't have rigid sides. In effetti la parola canale di nascita non è appropriata perché la parola canale evoca due lati che sono dritti. E non è questo il caso della vagina. And when the ball of the baby's head comes down, it eases open these tissues more and more and more. E quello che invece succede quando la testa del bambino scende è quello di muoversi come se aprisse tanti veli, come in una fisarmonica, progressivi. And as the baby's head comes down onto the perineum, all the tissues spread open like the great, thick, fleshy petals of a rose. È proprio come i petali di una rosa, come quando si chiudono i petali di una rosa, è quello che succede esattamente quando la testa del bambino comincia a emergere. And the baby's head is like a hard bud in the center. Ed è proprio la parte centrale, il bottone della rosa. Una parola più bella, eh? Il bottone, il boccello. And the woman feels, first of all, heat building up. All the tissues prickle with excitement and warmth. E c'è un enorme calore che la donna sente in quel momento e tutti i tessuti sono molto, molto vivi, molto vitali. And it can be a very, very threatening feeling too. You think, how can this big baby come out of this little hole? E allo stesso tempo avrà anche una sensazione quasi minacciosa, si chiederà quasi o sentirà quasi una minaccia nel come ce la farà la testa del bambino a uscire. And the heat builds up until there is, as it were, a ring of fire around the baby's head, a crown of fire. Ed è come una corona, è come un cerchio di fuoco intorno alla testa del bambino che la donna sente come sensazione. And as the baby's head crowns, the woman feels stretched to her utmost. E quando la testa del bimbo emerge, nel senso che c'è l'incoronamento, la donna sente come un calore enorme e ha questa sensazione di apertura enorme. And she feels, I cannot give any more. E ha la sensazione quasi di non poter fare di più. She needs to be able to say to herself, I can, I can. E ha bisogno di poter dire a se stessa, posso, posso fare di più. And you can get this feeling, or a feeling very like it, if you open your mouth wide and then you pull on your lips at either side, like this. And it feels very threatening. You feel you can't open anymore. Just try it and see. Provate, fate questo esperimento di aprire bene la bocca, di spingere con le mani come se la volete aprire ancora di più e sentite che è quasi minaccioso, come se sentite che più di così non si può aprire.
And you'll notice that if you tighten up the muscles around your mouth, it really hurts. But if you release your muscles, sentirete che se indurite, che se contraete i muscoli intorno alla bocca, diventa molto difficile, fa male, ma se al contrario li rilasciate, allora è possibile ed è bello. And it is much easier to release the muscles of the pelvic floor and the whole all the tissues of the perineum if the mouth also is released. E se la bocca è rilassata, è molto più facile rilasciare anche tutti i muscoli del perineo. Demonstrate this with Susie. Questa è la placenta di Susie e questo è il cordone ombelicale. No, I use Susie to the console. I use Susie to demonstrate my presentation and attitude. The way the baby is lying. I use Susie to demonstrate my presentation and attitude. No. Allora uso Susie per dimostrare la posizione del bambino. And this baby is a left occipital anterior. È una, in questo caso è una posizione sinistra occipitale anteriore. La più comune. And this is my foam rubber vagina. Questa è una vagina di caucciù. And I'm going to put Susie deep into the pelvis. Allora metto Susie bene nella pelvis. And at the height of contractions, first of all, the mother can feel the baby's head pressing against her anus, and it feels as if it's coming out of the wrong hole. E proprio nel momento più intenso della contrazione, nel momento più intenso del culmine della contrazione, la donna, la mamma sente, sta uscendo dal buco sbagliato. And she's leaning forward and pushing when she feels she has to, when she can't deny the urge. E quando non può negare la presenza dello stimolo, quando sente davvero lo stimolo, tende allora a spingersi in avanti e a spingere. And the contraction finishes. And the tissues close over the baby's head again. I tessuti si richiudono sulla testa del bambino. Now the next contraction, this is going to be a very quick second step. Ora con la prossima contrazione, che però sarà più rapida. Perhaps you'd like to help me with this one, breathe with me, would you? Forse la volete, l'aiutate respirando anche voi così. Facciamolo assieme. Here it comes. The mother's first greeting of the baby. Il primo saluto della mamma al bambino. It's quite incredible to feel the otherness of the baby whilst the head is still inside the vagina. È quasi incredibile, magico sentire la presenza, sì, la testa del bambino, ma è anche una sensazione che c'è un altro. And it gives meaning to all the extraordinary sensations one is experiencing. Dà un significato anche all'esperienza straordinaria che si sta vivendo. Now with the next contraction, I think this baby's head is going to crown. Con la prossima contrazione credo che la testa del bambino comincerà a incoronare.
What we've got to remember is that we're going to breathe the baby out instead of pushing it out. E dobbiamo ricordare di respirare il bambino fuori invece di spingerlo fuori. So when we feel we're beginning to stretch to the utmost, we drop our jaws and we breathe. Give, give, give. Open, open, open. E quindi quando sentiamo che non entra, apriamo completamente la mascella in modo da poter respirare e sentire che stiamo dicendo diamo, diamo, apriamo, apriamo. So here we go. And with the next contraction, the mother will only give a little squeeze and then she will breathe again, so that the baby's head can dip under the pubic bone and be born by a process of extension. E allora ora aspettiamo pazientemente qualche secondo, e poi la donna potrà ancora fare quest'ultimo lavoro di lasciare che il bambino possa estendere la testa, uscire in estensione fuori. Now this mother is upright and the head hangs down and this will draw forward the anterior shoulder. E allora la spalla comincerà a emergere, la testa cade in giù. Sì, perché la madre è in posizione verticale. In fact, with this doll I have to deliver the whole arm because the doll is more rigid than a real baby. Infatti con Susie devo far partorire subito tutto il braccio perché Susie è molto più rigida. And the mother is in a perfect position to reach down and lift her baby's head up, which will deliver the posterior shoulder. E la mamma e la madre è in perfetta posizione per poter sollevare la testa del bambino. Questo aiuterà il bambino a far uscire l'altra spalla. The stream of water comes from underneath the baby's chin. And the baby swims out. E così il bambino nuota fuori perché tutta l'acqua esce. And the mother, helped by the midwife, holds her baby firmly underneath the arms and lifts her baby out of her own body. E aiutata dall'ostetrica, la mamma può sollevare il bambino, lo può aiutare a uscire dal suo corpo e prendere il suo braccio. And it's a girl! È una bambina. Fuori perché hanno già il riflesso di strisciare. And when I had my own last child, all my children were born at home, but my own last baby was born without a midwife or doctor there. Without anybody, just my husband, but he was falling, he was busy. Ho avuto 5 bambini, tutti sono nati a casa, e quando è nato l'ultimo non c'era nessuno con me, nessuno ostetrica o medico, era solamente io e mio marito. Mio marito però era occupato a filmare. So because of the falling, I didn't want to have my hands down in front in case he didn't get a good picture. E siccome stavo filmando, allora non volevo impedire di fare una bella fotografia mettendo la mano davanti. And he was just saying, yes, smile, darling, smile. Smile. But what happened was that Jenny, that's her name, Jenny, swam out of my body. It
quello che accade nel tempo fu che Jenny era il nome poi della bimba, praticamente è sgusciata, nuotando fuori dal mio corpo. And she crept up over my leg. Ed è strisciata sul mio corpo, sulla gamba. È strisciata sulla mia gamba. Talk about babies. As if they couldn't move, as if they couldn't do anything. E spesso parliamo dei bambini come se non sapessero fare niente, invece sanno fare. Of course I put my hands down then, but I think if I hadn't, she would probably have found her own way to the breast. E naturalmente le ho messo la mano intorno al capo per portarla al seno, ma credo che se non l'avessi fatto avrebbe trovato la strada per farlo. Now let us imagine that this woman is having a physiological third stage without any uterine stimulus. Immaginiamo che la mamma di Susie ha avuto tutta la prima fase del travaglio senza nessuno stimolante esterno. In that case we can raise the baby below the level of the placenta so that the baby can get all the blood that belongs to it. Below the level of the placenta. In quel caso possiamo lasciare il bambino al di sotto del livello della placenta perché siamo sicuri che non c'è nessun danno per il bambino. Because excessive quantities of blood are not going to be forced into the baby by artificial stimulation of the uterus. Perché tutte le stimolazioni artificiali dell'utero non fanno altro che far affluire una quantità eccessiva di sangue al bambino. And in fact there is no need to clamp and cut the cord either. Non è nemmeno necessario di We can leave all that until the placenta has been delivered by gravity. Basta aspettare che la placenta fuoriesce per gravità. The mother feels further contractions, she leans forward as she did before, and the placenta, which has peeled off the lining of the uterus, drops out. E allora la mamma avrà altre contrazioni e poi la placenta esce dall'utero come se si spela l'utero. No? And during that time too, the baby may have been ready to suck and the mother may have put the baby to the breast, so stimulating uterine contractions physiologically. E allora, fino allora il bambino sarà già al seno, sarà già succhiando e questo, come sappiamo, stimola tutto nel processo di fuoriuscita della placenta. So that's it. Tutto qui. I believe that a woman's body is beautifully equipped for giving birth if we allow her to get in tune with, to get in touch with her body. Credo, sono convinta che il corpo della donna è pronto completamente per dare la luce al bambino, a condizione però che aiutiamo la donna a essere in armonia, a sintonizzarsi, a essere in armonia con questo. Birth is power. Nascere è potere. Birth can be a celebration of life. E nascere può essere una celebrazione della vita.